Buongiorno a tutti, abbiamo visto la difesa di Paolo davanti a Felice, rileggiamo un attimo la conclusione di questa difesa che è molto significativa. Paolo dice: A motivo della risurrezione dei morti, io vengo oggi giudicato davanti a voi. E... Questo è eh, l'unica cosa che potrebbe essere un capo d'accusa, ma eh, abbiamo, abbiamo visto che eh, la disputa sulla resurrezione era avvenuta tra, tra i Giudei. E, e Paolo ci tiene ecco, a fare questa confessione. Si, pre, si può proprio dire il verbo, dice così perché per il tema della risurrezione se c'è da patire vale la, la pena patire. Ecco, eh, leggiamo però eh, adesso il racconto di oggi, cosa succede dopo la difesa di Paolo, l'apologia, e eh, 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 leggiamo eh, i primi versetti. Allora Felice, che era accuratamente informato sulle cose riguardanti la via, posticipò la seduta dicendo: Quando il tribuno Lisia sarà sceso, esaminerò accuratamente le cose che vi riguardano. E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, avendo però con lui una certa indulgenza e senza impedire i suoi di prestargli assistenza. Felice, diversamente dagli altri, ad esempio Pilato sapeva pochissimo di, di Gesù, eh, sappiamo che i romani non avevano, cioè, non avevano mai contrastato il, il movimento eh, Cristiano anche ai tempi di Gesù non davano, non davano fastidio perché era un popolo eterogeneo, fatto di poveri, di ammalati, di donne, di bambini, di vecchi, anche di giovani. Di... C'era un, un popolo disarmato. Invece, Felice, eh, Luca ci trasmette che era accuratamente informato sulle cose riguardanti la via. Vediamo ancora una volta che non, non si deve tradurre dottrina, ma eh, la via. E, allora, eh, siccome conosceva queste cose, sapeva molte cose della, della via cristiana, poi vedremo eh, prossima, poco sotto il perché, probabilmente era perché eh, la moglie Drusilla era giudea e quindi poteva riferire appunto questi, questi sommovimenti che c'erano stati tra i giudei e questa, e questa setta, ecco, oppure la via invece dal punto di vista cristiano. Allora Felice posticipa la seduta e, e dice quando... Verrà al Tribuno Lisia, esaminò accuratamente le cose che ti riguardano. E probabilmente Felice vuole sapere anche com'era andato la, il confronto tra Paolo e i religiosi di Israele a Gerusalemme. Ecco, ricordiamo un attimo cos'era successo. E, al capitolo 23 versetti 1 e 9 ricordiamo solo per capi c'è quello schiaffo che non viene dato però Anania ordina ai suoi, alle sue guardie di dare una, uno schiaffo in bocca sulla bocca di Paolo per non farlo più parlare quindi non c'è in realtà nessun confronto perché Anania non lo vuole lasciare parlare della via. E, e poi però Paolo, come ricordiamo, tira in ballo il, il dato della resurrezione, allora scoppia una grande discussione tra i farisei e i sadducei. Ecco, eh, allora, eh, come ho detto sopra, Felice intende chiamare di persona il tribuno che aveva assistito a questo confronto avvenuto prima a Gerusalemme. Però eh, Felice ordina al centurione eh, che Paolo fosse custodito e, e poi avendo con lui una certa indulgenza. Io ho tradotto così, ecco perché in italiano è un po' più elegante, però eh, eh, sarebbe, eh, anesis in greco, sarebbe la pace, il riposo. Ecco, quindi gli fa un buon trattamento, si potrebbe dire. Eh, potete vedere le coordinate, ho trovato anche... Con questo significato eh, due testi, ma ce ne sono anche, gli a, anche altri. E poi lascia che i suoi fratelli si prendano cura di Paolo. Ecco, andiamo avanti 24, 26. Dopo alcuni giorni, Felice, venuto con la moglie Drusilla, che era giudea, fatto chiamare Paolo, lo ascoltava intorno alla fede in Cristo Gesù. Ma quando egli si mise Paolo a trattare di giustizia, di continenza e del giudizio a venire, Felice fu preso da paura e replicò, per il momento va, ti manderò a chiamare a tempo opportuno. Sperava frattanto che Paolo gli avrebbe dato del denaro, per questo abbastanza spesso lo faceva chiamare e si intratteneva con lui. Passano alcuni giorni e Felice viene con la moglie Drusilla. Abbiamo già detto che era giudea e quindi conosceva bene il mondo. Ecco, avere una moglie giudea voleva dire. Eh, entrare nel merito delle problematiche, quindi questa, io faccio un'ipotesi, però eh, se Paolo ci eh, trasmette questa notizia eh, probabilmente è un'ipotesi che, che ci sta. Ecco, ad esempio eh, Pilato sapeva pochissimo dei cristiani. Eh, eh, però c'è anche lui una moglie che ha un sogno e lo mette in guardia di fare del male a quel giusto, cioè a Gesù. E fa chiamare Paolo, felice, e dice lo ascoltava, ricordiamo sempre che qui c'è un imperfetto greco e vuol dire un'azione continuata nel passato, quindi hanno... Hanno discusso, cioè Paolo era lasciato, poteva parlare e Felice, poteva parlare a lungo e Felice lo ascoltava, e intorno alla fede in Cristo di Gesù. Qui finalmente Paolo eh, può parlare proprio di, di Gesù. Ricordiamo anche il, la, eh, la grande importanza del nome di Gesù, l'abbiamo visto in tutto il libro. Eh, e, però a un certo punto Paolo eh, comincia a parlare di ampagano, eh, eh, di giustizia, ecco, questo riguarda proprio il ruolo di politico, di felice. Continenza. Anche questo essere padroni di sé, ecco. Eh, non c'era solo il problema della sessualità, eh, forse lì Felice era, era. Era fedele alla moglie, questo non ci interessa. Però eh, la continenza vuol dire. Sappiamo che i romani facevano dei banchetti splendidi, poi succedeva un po' di tutto in quei banchetti, ecco, e poi del giudizio a venire. <ride> e, e allora Felice fu preso da paura, bisogna tradurre paura qua, non timore, il timore è un'altra cosa. Io vedo che tanti traducono paura. E Paolo vedete che quando parla di Gesù non, non svende nulla della dottrina cristiana, seppure in quel momento... Avrebbe avuto bisogno di un po' di benevolenza da questo governatore, però Paolo rimane all'interno della, della sua missione anche con questo governatore che gli chiede di parlare di Cristo. E quindi dice le cose come stanno. Probabilmente Paolo lo sapeva bene che a parlare di certe cose con un pagano, ecco, come ad Atene, ecco che gli dicono: certo, non aveva parlato, aveva parlato della risurrezione ad Atene, però gli dicono: beh, ma ti ascolteremo un'altra volta. Felice fa la stessa cosa. Perché Paolo aveva parlato anche lui di risurrezione, però poi. Eh, sì, c'è la risurrezione, però c'è anche il giudizio e c'è anche la giustizia, la continenza. Eh, quindi eh, bisogna prendere tutto insieme, <ride> sia sì, la promessa della risurrezione, però anche il modo eh, di arrivarci a questo premio futuro ed eterno. Eh, la, la risurrezione, però, c'è anche eh, la purificazione che dobbiamo fare in questa vita. E sono temi indigesti per i, per i pagani e perciò Felice procrastina il prossimo incontro. E, e, e poi gli dice e ti manderò a chiamare a tempo opportuno. E poi il versetto 26 ci dice appunto un, un altro dettaglio molto... Importante per capire un po' eh, eh, la situazione di Paolo, ecco. Felice sperava di avere del denaro, eh, qui non dice che glielo chiede, però eh, si aspettava da Paolo appunto una, una, una somma in denaro, come si faceva, ecco. <ride> Anche oggi, se vediamo un po', eh, si vede bene: ecco. eh, i corrotti sono un po' dappertutto e c'è questo modo di fare, ecco, tipico del mondo pagano. E con del denaro, Paolo sarebbe stato liberato sicuramente, invece, vedremo poi che rimane in prigione. E... Poi c'è un altro elemento che è abbastanza agghiacciante, <ride> uso questa parola, perché? Perché Felice sapeva che Paolo aveva dei soldi, aveva parlato delle lemosine. Vi ricorderete al capitolo 24, al versetto 17, Paolo stesso dice sono venuto a portare lemosine al mio popolo e poi a offrire l'offerta. Atti 24, 17. E, e, infatti dice frattanto, eh, moltiplicava, i, 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 qui c'è una grande ipocrisia, ecco, fa finta di essere interessato alla dottrina, e però qua Luca ci dice la vera intenzione che aveva quest'uomo e eh, sperava di avere una somma di denaro. E quindi dice, dopo lo, che, che lo al versetto 26, che eh, lo faceva chiamare spesso e si intratteneva con lui. E, e quindi qua vediamo, c'è un piccolo spaccato, ecco, eh, un ritratto, del mondo pagano. Ecco, I giudei avevano eh, invece delle altre coordinate a livello morale, eh, appunto la giustizia, la continenza e eh, il rendiconto finale, il giudizio universale. E I pagani non avevano queste, queste coordinate, quindi eh, è chiaro che. Mh, erano dei senza Dio, ecco, sappiamo dal, dal breve dialogo tra Pilato e, e, e Gesù, ecco. io, Gesù dice io sono venuto a portare testimonianza alla verità e Pilato gli dice cos'è la verità. <ride> Invece un giudeo sapeva bene che la verità era quella rivelata dai profeti, dalla Torah, dalla legge di Mosè, e c'erano delle regole ben precise, dei divieti, ecco, erano, dov almeno dovrebbero essere stati più abituati a considerare queste cose. E, e poi anche il giudizio finale, perché ne parlano già i profeti, non è che viene solo con la dottrina cristiana, la nozione del giudizio. E leggiamo l'ultimo versetto: Trascorsi due anni, Felice ricevette come successore Porcio Festo, ma volendo guadagnare il, fa il favore dei Giudei lasciò Paolo in cattività, eh, letteralmente legato. Eh, e pensate che Paolo rimane in prigione, ecco, altri due anni senza nessuna prova di colpevolezza. E questo ce la dice lunga. Ecco. Poi finalmente arriva questo successore, poi vedremo dopo come va a finire, ma poi c'è un altro elemento negativo rispetto a questo governatore che lo lascia legato sarebbe mh, letteralmente che in, indicava il prigioniero praticamente eh, io ho fatto una, una piccola ricerca questo participio greco legato vedemenon, si trova in tutta la bibbia greca sei volte eh, vuol dire legato riferito sia a uomini e, e animali Potete vedere i riferimenti, mentre in senso metaforico solo in Matteo 16-19. Potete vedere beh, le concordanze. Io ho guardato le concordanze, però lo dicono anche dei lessici. E perciò, qui bisogna però tradurre in modo letterale e non metaforico. Non si sa in che modo era, non è che era legato probabilmente, ecco, però era costretto ecco, a rimanere in prigione, e, seppure con l'aiuto dei fratelli. Rimane eh, in prigione. Ecco. Dicono che delle, delle volte nelle prigioni, anche romane, mettessero dei ceppi ai piedi, vabbè, questo però non ci interessa, io ho tradotto in cattività. Attività vuol dire prigionia. E quindi vediamo anche quest'altro elemento negativo, come ho detto prima, ne parleremo un po' negli spunti. Ecco qua: eh, Felice vuole accontentare, guadagnare il favore eh, della lobby ebraica. <ride> si dovrebbe dire oggi, ai nostri tempi, eh, diciamo così. Ecco, io ho tradotto guadagnare perché ho visto alcuni testi, anche questo lessico indica così. Potete vedere, però è questo verbo greco che credo anche lo zervi che, che suggerisce proprio di guadagnare. È un verbo complesso, ma vuol dire che appunto questo governatore voleva ingraziarsi. La lobby giudaica per tanti motivi come fanno i politici, beh, ne parleremo eh, negli spunti. Abbiamo visto allora questi termini: eh, giustizia, continenza e giudizio, il giudizio a venire, il, il giudizio futuro, eh, che procura pa paura a questo governatore corrotto, ecco bisogna dire proprio così, il politico corrotto, tipico, ecco <ride> la, la storia è sempre uguale, mi viene da, mi viene da ridere insomma, però eh, queste cose qua, eh, appunto eh, la giustizia, la continenza, provate ad andare su un social oggi a parlare di continenza. Non credo che ci sarebbero tanti like, secondo me, proprio, anzi, non so come si chiama, ma il pollice in giù. E così era anche al tempo, tempo del, dell'impero romano. Erano come la nostra, bisogna, secondo me, dirlo a voce forte, sia noi che i romani di quel tempo lì, la Roma dell'Impero erano civiltà corrotte, in decadenza, ecco, come la nostra, la nostra occidentale, dico io penso così, perché vedo che quando si andava a scuola ci, ci parlavano che la si dicevano che la decadenza dei grandi imperi era determinata da vari fattori, tra i quali però c'era anche la corruzione dei costumi. Adesso mi hanno detto che nelle scuole non si insegna più questo, da fastidio, però è, è, è così. C'era ecco. anche quell'elemento lì. E poi la Bibbia ci dice, ma non solo la Bibbia, anche la sua storia profana, ci dice che eh, i grandi dominatori ecco, fanno il loro corso, ma poi spariscono. Tutti i grandi totalitarismi, imperi, quello che si vuole... Ce lo dice chiaramente la Bibbia, durano per un po', poi, eh, poi decadono. Eh, niente, sono andato un po' in là. Però volevo dire che queste cose servono anche a noi, perché la Sacra Scrittura ci presenta sempre. Se, se siamo fedeli a leggerla, se non la leggiamo, vabbè, siamo ancora nelle tenebre e nell'ombra di morte, come dice sia Isaia, ma anche Zaccaria. Però, se la leggiamo, ecco, eh, dobbiamo accettare che la parola di Dio eh, alle volte ci, può, eh, ci deve correggere e dobbiamo accettarla. Eh, qui eh, il governatore pre prende paura. Eh, ecco, eh, lì non so, lì bisognerebbe chiedere a uno psicologo a cosa succede. Non si è domandato eh, se è, è vero che c'è eh, il giudizio finale o no, eh, prende paura e preferisce rimuovere, ecco, eh, termine psicologico, ma io non sono uno psicologo e, e bisognerebbe andare più a fondo. Però eh, appunto eh, Paolo mette la Bibbia, anche non solo Paolo, mette l'uomo davanti alla prospettiva di un rendiconto, il giudizio finale. Mette alle strette ecco, e questa <ride> cioè, non possiamo fare altro che obbedire <ride> per andare in paradiso. Noi, che speriamo, nella... ogni uomo che ha la, il cherigma della risurrezione, però devi sapere che c'è anche il giudizio e il rendiconto. E allora Dio ci mette alle strette. Infatti, cosa succede? Che Alcuni ci provano e altri smettono di leggere la Bibbia, come probabilmente ha fatto anche Felice. Ma le reazioni possono essere tante. Ecco, non so, ci può essere la ribellione contro Dio, non accettare la giustizia di Dio, Eppure, oppure ci può essere l'impermeabilità. Ci possono essere tante reazioni, ecco, essere impermeabili alla parola di Dio come è successo anche ai padri del deserto, cioè all'Israele che aveva vissuto con, con Dio quasi faccia a faccia per più di 40 anni, ce lo racconta la Sacra Scrittura come dice il salmo invitatorio, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di massa nel deserto, questo si dice tutte le mattine giustamente, oppure l'accidia durante la meditazione. Se uno la fa, ecco, sa benissimo che possono intercorrere la fiacca, il rifiuto, ecco, Forse anche la ribellione, ma anche tutte queste patologie delle, del religioso, oppure del fedele cristiano, eh, sono tantissime. Oppure altri addirittura rimuovono la nozione del Dio creatore. E cioè sono quelli che dicono: Dio non esiste, quindi non c'è più neanche la prospettiva la prospettiva dell'inferno. Invece la Bibbia ci dice chiaramente che eh, l'inferno c'è. Ecco, adesso ci sono anche alcuni religiosi buonisti che dicono "Ma no, perdonerà tutti". Ecco, quello è, è un buonismo che secondo me fa molto male. Invece certo non dobbiamo tornare come nel Medioevo che si infondeva la paura della Genna, del fuoco eterno. Eh, però eh, San Paolo lo dice chiaramente che c'è un giudizio, che c'è un rendiconto. Eh, Paolo non scherzava e non svendeva nulla, ecco, rimaneva quello che c'è scritto. Felice eh, l'uomo che è corretto da Dio, ci dice la Scrittura chi rifiuta la correzione disprezza a se stesso chi ascolta il rimprovero acquista senno qua è proverbi 15:32 io credo anche che tante volte leggiamo la scrittura e la scrittura non ci parla per, può succedere per tanti fattori, però molte volte è perché non siamo in grazia di Dio. È un problema che l'uomo dei salmi eh, conosce bene, quando dice non nascondermi il tuo volto, cioè cosa vuol dire il volto, la tua presenza nella mia vita, e quante volte lo leggiamo nei salmi, oppure eh, l'uomo dei salmi ha... Il senso del peccato e sa benissimo, e ha paura, ecco, carico di peccati di, di pregare a Dio, però poi lo fa perché non ce la fa più. Poi ci sono anche i castighi di Dio, eh, castighi sì, sono le prove dove ci può mettere alla prova per vedere il nostro cuore, come dice eh, Mosè eh, nel Deuteronomio, mi sembra. Oppure ci sono, possono essere anche dei castighi, ce lo dice anche il Nuovo Testamento, questo. Eh? Ad esempio, leggiamo Ebrei 12, 5, 6, che mi sembra un, un testo eh, molto bello. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, poiché corregge. Colui che gli ama e sferza chiunque riconosce come figlio. E qui parla della sferza, eh? E può anche darsi che il Signore usi la sferza. Però ricordiamo anche quella parola di, di Gesù stesso nell'Apocalisse, nell nelle lettere alle Chiese, che il Signore dice, io quelli che amo li castigo però anche... E li correggo. E anche la sferza è un gesto d'amore di Dio, perché sa che se continuiamo in una via sbagliata, rischiamo di perdere tutto, tutto a livello esistenziale. E quindi il Signore ci ama. Allora io penso che ci sia una via la via migliore per non incorre incorrere in queste cose. Ci dà fastidio tantissimo la correzione fraterna. So di, tanti, di tante guide ecco, religiose che eh, si lamentano perché appena fare un, una piccola correzione eh, succede a tutti che eh, non l'accettiamo, si fa una grande fatica perché siamo molto suscettibili, ecco. come se i nostri difetti fossero i gioielli di famiglia. Ecco. Però la cosa migliore per uscire da, da tutte queste dinamiche, ecco, io credo che sia quello che il Signore ci dice nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, ci dice, ma tu quando preghi chiudi la porta prega il Padre tuo nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti, ti ricompenserà. Perché la cosa migliore è essere corretti da Dio prima di essere corretti dagli uomini. Se siamo corretti da Dio accettiamo la correzione nella stanza chiusa. Eh, con un io e un tu, e il tu è il Signore. Questa credo che sia la strada migliore. Purtroppo nella Chiesa questo polmone di preghiera personale non ce l'hanno tutti, la maggior parte non ce l'ha. E quindi poi si incorre in tutti gli altri problemi. Che poi a un certo punto, se, se fai qualcosa di male, qualcuno prima o poi te lo dice. Ecco. Infatti, il Signore dice: eh, non chiamate nessuno maestro perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Eh, questo è il modo migliore perché la scrittura e la parola di Dio e Dio ci vuole correggere con le sue parole e poi così il Signore può essere veramente direttamente il nostro maestro. Ecco, questo poi non toglie che nella vita cristiana ci vuole specialmente all'inizio ci vogliono dei maestri. Però ci vuole anche questo polmone, ecco, che gli antichi gli antichi l'hanno sempre fatta la meditazione, oggi è passata un po' in disuso. Secondo spunto, beh, brevemente abbiamo visto un ritratto ecco, di, un, di un politico corrotto felice. E felice ci fa vedere le stesse cose che vediamo oggi, che leggiamo dai giornali. Ricordiamo appunto questo atteggiamento, chiamava Paolo perché si fingeva interessato di saperne di più della dottrina cristiana, però poi anche se aumentavano gli incontri lo faceva per sperare in una, una somma di denaro. Questo è il corrotto. E poi il denaro dell'elemosina, quasi sicuramente, secondo me, perché Paolo l'aveva detto, e come se, no, se no come faceva sapere che Paolo aveva dei soldi? E secondo me Luca ci dà tutti questi elementi per comprendere meglio anche l'intenzione di questo uomo. Alle volte la Sacra Scrittura ci dice anche l'intenzione. Delle persone che di solito è sempre nascosta e non, non facile da individuare. Poi non c'è scritto che domandava, non, non ha fatto l'atto di domandare. Poi però vediamo dall'altra parte Paolo, che probabilmente se n'era accorto che <ride> i soldi non glieli dà. Pensate che poi questa onestà gli costa due anni di prigione. Ecco, bisogna pensare anche a quello. Essere onesti poi la si paga, eh? questo lo sappiamo tutti nel, nel mondo del lavoro, un po', un po dappertutto. L'onestà la paghi cara, ecco, quindi non è facile oggi essere, comportarsi in modo onesto. Poi per concludere, ecco, questa è la, è la mondanità, si dice così, non perché... Eh, siano più cattivi quelli di fuori che noi, eh, eh, non conoscono la rivelazione, non conoscono Dio. Eh. E poi c'è anche quell'altro elemento che abbiamo visto di felice, che beh, intanto eh, la corruzione eh, era... Diffusissima nel mondo pagano, ma anche oggi, tutte le relazioni ormai, anche l'amore tra un uomo e una donna, molto spesso sono mediate dal denaro, non parliamo poi di tutti gli altri casi. Oppure anche le contrattazioni, ecco, c'è sempre la mazzetta, c'è sempre la corruzione. Se si vuole lavorare, mi diceva il mio principale, quando lavoravo negli anni Ottanta, un giorno mi, eh, mi disse che senza pagare la mazzetta non si lavorava. Quindi oggi chissà cos'è diventato, sono passati chissà quanti anni. E l'uomo corrotto e che non fa giustizia... E qui vediamo che cosa fa, ecco, cerca il, la somma di denaro eh, per suo vantaggio, oppure anche eh, il fatto che abbia voluto guadagnare favore, eh, il favore dei giudei, ecco, vediamo anche questo. <ride> Tutti i nostri politici, ma tutti quelli del mondo credo, con le debite eccezioni, eh, non bisogna sempre fare di tutto energo un fascio, però hanno sempre in tasca il sondaggio, che lo guardano continuamente. Ecco allora, quando il sondaggio cala fanno qualche promessa, <ride> purtroppo oggi in gran parte la politica è così, e, oppure ingraziarsi le lobby potenti qui sono i giudei, e oggi sono, non so, ce ne sono tantissime le grandi lobby imprenditoriali, le multinazionali oppure la grande finanza oppure solo guadagnare la, il favore del potente anche solo perché è un potente ma a noi cristiani la Bibbia ci dice guai all'uomo che confida nell'uomo non confidate nei potenti in un uomo che non può salvare e per noi deve essere tutto diverso. Ecco. Invece nel mondo è chiaro che anche per il lavoro una, una raccomandazione è, però è un atto di ingiustizia anche quello, perché casomai uno più capace che se lo meriterebbe di più o avrebbe più bisogno di, di lavorare, e poteva andarci lui e casomai ci va uno che ha avuto la raccomandazione. Questo è il mondo. Ecco. Qual è il grande, il grande problema? Il problema è che se questa mondanità entra anche nella Chiesa, ecco, siamo veramente fregati. Ecco. E noi cristiani abbiamo tutte le coordinate per, per vivere una, una vita differente che, che non. Eh, che non considera, eh, ad esempio, l'uomo, il, il mondo è soggiogato dal Dio denaro, tutti cercano il Dio denaro in tanti modi, e per noi non deve essere così, ma poi abbiamo tutte le coordinate per, per camminare secondo giustizia, quindi in un altro modo, cioè se il cristiano vive il Vangelo, eh, Indubbiamente diventa uno che va controcorrente, ecco, questo bisogna accettarlo, e allora è una sfida quotidiana. E quindi, appunto, il grande pericolo è che purtroppo, anche nella storia della Chiesa, abbiamo visto tante volte quant quanto è entrata la mondanità, cioè le, le coordinate. Pagane, eh, dei non credenti anche nella Chiesa, in tanti modi, tantissimi modi. E quindi, così eh, per, per quanto riguarda noi ecco, rimaniamo attaccati a, alla parola, ecco, che anche oggi eh, ci sferza un po' eh, perché si eh, parla di giustizia, di continenza. E del giudizio a venire pace bene a tutti e buona giornata